Buongiorno. 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 Comodi, comodi, state pure comodi. Allora, ragazzi, ora il dottor Paoletti farà una lezione sul comportamento umano di fronte al pericolo. Vi prego di fare molta attenzione, perché dopo dovrete svolgere un tema sull'argomento. Sciocchezza. Oh, poi me vago via. Allora, ragazzi, vi siete mai trovati di fronte a un pericolo? Un pericolo da affrontare ad ogni costo? Una situazione, cioè, in cui è necessario fare appello al proprio sangue freddo? Alla padronanza dei propri nervi? Sì, io, dottor. Quando la sera vado a casa che trovo mio padre sempre incavolato. Pierino. Questo sangue freddo, questa padronanza dei propri nervi, che gli inglesi chiamano self-control, cioè l'autocontrollo. Ha capito? L'autocontrollo vuol dire quello che aggiusta la macchina. Ma stai zitto, ignorante. In certi casi può addirittura salvarvi la vita. A questo proposito vi racconterò un fatto che mi è successo durante un viaggio in Africa. Dunque, tornavo da una battuta di caccia quando in una radura della foresta mi sono trovato faccia a faccia con un leone. Polimorte! Io ero rimasto con una sola cartuccia nel mio fucile. Quindi, per salvarmi, dovevo ammazzare il leone al primo colpo. Facendo affidamento al mio self-control, miro con calma alla sua parte più vulnerabile, cioè l'occhio. Ma proprio mentre sto per sparare, arriva da destra un altro leone. Ma di dove sta? Cosa potevo fare? Dovevo ucciderli tutti e due con una sola pallottola. Non era facile, ma facendo di nuovo appello al mio self-control, riesco a metterli tutti e due sotto tiro, ma proprio mentre sto per premere il grilletto, un terribile ruggito mi fa gelare il sangue. Un terzo leone, enorme, sta arrivando dall'altra parte. A quel punto mi sono sentito perduto, ma facendo di nuovo ricorso al mio self-control, piano piano, con la dovuta calma, sono riuscito a metterli tutti e tre sotto tiro. E pum! Li ho fatti secchi con un sol colpo. Tutti e tre. Ma dottor, gli posso dire una cosa? Ma certo. Ma vaffanculo, va!